dalla scuola gladiatoria, il maestro Tomaselli. Bene, oggi parleremo di ginnastica bellica. Faremo forse un paio di video e la ginnastica bellica prevede una serie di esercizi. Noi ne vedremo solo giusto un paio, anche perché alcuni non sono di facile realizzazione in uno spazio così limitato. Che cos'è la ginnastica bellica? Ginnastica bellica è l'antica forma addestrativa ginnastica, appunto, degli antichi. Diciamo che le prime informazioni che abbiamo, ma non sono le prime, quelle che giustamente arrivano a noi, sono quelle degli addestramenti, degli esercizi di allenamento e addestramento delle antiche Olimpiadi. E questi esercizi, questi allenamenti, prevedevano degli tipici esercizi proprio che erano propedeutici alla preparazione per l'addestramento militare. Militare antico però. La ginnastica bellica infatti è una ginnastica che per tutta l'epoca antica, fino praticamente all'inizio dell'epoca più che moderna direi recente, cioè intorno diciamo dal XVIII secolo, anche tardo XVIII secolo in poi, comincia a trasformarsi poi in ginnastica, quella che conosciamo diciamo ancora per quasi parte dell'Ottocento, poi diventa quella ginnastica più moderna, delle prime Olimpiadi moderne, e poi si trasforma in quello che è lo sport attuale in tutta la sua evoluzione. Ecco, diciamo che le due cose sono in continuazione, nel senso c'è una continuità cronologica, ma sono completamente avulse, completamente diverse. La ginnastica bellica intanto prevede esercizi che non sono assolutamente aerobici. La sua respirazione non è apicale, ma è diaframmatica e si va spesso anche in apnea. Sono esercizi che devono richiamare una preparazione del corpo, cioè ricordare al corpo determinati movimenti, determinati modi di muoversi, appunto, di respirare, di tenere la colonna, di tenere la postura. Bisogna anche tenere sempre una postura adatta, proprio per la preparazione all'addestramento con le armi. È semplicemente un recupero storico. Molti di voi potrebbero dire: ma cosa serve oggi? Direi forse a niente, probabilmente a nulla, tantomeno ad essere, come dire, d'aiuto, d'appoggio a un addestramento militare moderno o sportivo moderno. Però diciamo che il lavoro che faccio io e la mia scuola è proprio quello di fare una ricerca filologica di tutto ciò che è l'addestramento antico dell'antico guerriero, dell'uomo che faceva il duello. E come tale bisogna conoscerne l'aspetto psichico e l'aspetto fisico, con le respirazioni, tutto l'aspetto mentale, filosofico, spirituale, la postura, gli atteggiamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Era un tipo di esercizio che si avvicinava molto a quello che poteva essere il movimento fisico dell'antico contadino o dell'antico taglialegna. Non era differente dai modi, diciamo, dalle fatiche dell'uomo antico nella natura. Ecco perché parlo di un certo tipo di respirazione, eccetera. È un movimento sicuramente, come dire, più lento, meno veloce, meno rapido, però è magari più continuativo, perché anche se apparentemente il respiro può sembrare soffocato, si riesce a resistere nell'azione per molto tempo con un'ottima lucidità, perché al cervello va sempre un ossigeno. Non viene, diciamo, alimentato da tossine, ma viene semplicemente mantenuto in una situazione di lucidità. Questi esercizi sono citati ancora nel Vegezio, che è un autore latino antico che parla, ha un trattato, diciamo, di arte militare, ed è un autore che è tra il IV e il V secolo dell'era volgare e cita certi esercizi. Questi esercizi ci sono il palo, che vedremo in un prossimo video, che non è un esercizio limitato solo a colpirlo o a qualcos'altro, ma c'è una certa completezza. Oggi vedremo gli halteri, che sono un antico esercizio usato ad esempio dai saltatori in lungo delle Olimpiadi dell'antica Grecia,
che con una variante, diciamo, fatta tra me che ha mischiato un po' tecniche di pirriche, cioè di danze armate antiche, e tecniche appunto legate al salto in lungo degli antichi sulla sabbia e coi pesi, ho cercato, diciamo, una relazione di studiare in un certo modo tutto quello che poteva venire fuori da questo tipo di esercizio e l'ho applicato a una situazione di preparazione all'addestramento alle armi. Oggi vedremo gli halteri, che sono due pesi, due semplicissimi pesi. Io oggi userò questi due pesi da 2 kg l'uno, poi in base anche al peso dell'individuo possono variare, possono crescere, però direi che questo è un peso minimo, anche perché devono richiamare in maniera un po' più estrema il peso dell'arma. Perché nell'uso delle armi non si va mai col corpo addosso all'avversario o comunque col corpo si porta l'arma addosso all'avversario, ma semmai è l'arma che va addosso all'avversario sia per colpire e sia per parare, mantenendo quella distanza necessaria al combattimento, alla lucidità del combattimento. Potete pensare in battaglia, possono essere anche più di un avversario. E in un duello bisogna durare, perché l'avversario è armato come noi. Come dicevano i cavalieri ancora nel 500, uomini d'onore, dicevano il cavaliere d'onore vuole il paragone dell'arma, il paragone delle armi che usa, per cui vuole che la stessa arma che ha lui abbia l'altro e vuol vedere in questo confronto chi è più degno o virtuoso dei due. Dicevamo gli halteri. Per cui questi pesi usati nell'antica Grecia per fare un salto più lungo possibile di corsa, lanciandosi nella corsa del salto in lungo, vengono, diciamo, adattati a un uso più bellico, militare, di preparazione all'arte antica del guerriero. Per cui, come vi dicevo prima, l'arma va lanciata, il corpo deve andargli dietro, fino a un punto tale dove può arrivare l'arma, dove arriva l'arma e dove viene fermata l'arma. Perché se io do un colpo ma l'arma viene parata, è ovvio che non posso andare continuamente avanti, rischierei di essere facile preda del mio avversario. E allo stesso tempo parando non posso tenerlo qua, perché avrei l'avversario già comunque addosso e difficilmente lo potrei poi sostenere. Tenendo sempre presente che il duello antico avviene in un recinto chiuso, qui lo spazio è sempre molto limitato, non c'è la possibilità della fuga, non c'è la possibilità di andare molto lontano. L'esercizio degli halteri è semplicissimo, è di una banalità totale, però ha in sé delle cose interessanti che poi appunto verificheremo. Adesso io vado a fare pochissimi slanci, ma proprio un accenno, un assaggio, anche per non annoiare, perché sarebbe un continuo pendolo avanti e indietro, per dare, come dire, un'idea di quello che è l'esercizio per vedere tecnicamente lo sviluppo. Farò proprio un paio di, come dire, di svolte di qua e di là, a destra, a sinistra, in una maniera molto riduttiva e semplice. Come vedete è facilissimo ed è semplicissimo, però anche una complessità, perché come vedete si slancia l'oggetto pesante che simula l'arma e gli si permette di slanciare completamente il corpo, cioè di portarselo via. Tutto questo viene scaricato nel momento in cui si appoggia il piede a terra, sulla sabbia in questo caso. Va scaricato completamente l'energia, ma non tutta, fino a un certo punto. Quando l'energia sentiamo che sta finendo, ma non è ancora alla fine della sua corsa,
Lì si cambia. Il passaggio di questa energia lo si porta tecnicamente sull'altro braccio attraverso questo passaggio. È importante questa respirazione che è apnea pura, proprio perché non è che respiro in maniera appunto apicale, rischierei anche di soffocare, eh? Qualcuno non se lo può immaginare, ma si sono viste situazioni di respirazioni molto sportive che insomma rischia anche il soffocamento, perché non si ha proprio l'aria, perché è un movimento che completa tutto il corpo. Il ritorno sul braccio, in questo caso sinistro, ripeto, slanciando questa energia, portandola qua, slanciando il braccio porta via il corpo, lo riporta in questa posizione e fa la stessa cosa al contrario, riportando l'energia, un po' come una sorta di moto perpetuo. Tenendo presente che non bisogna mai scaricare troppo l'energia che si è accumulata, perché si rischia col piede di andare giù e andando giù muore l'azione e si inchioda in quel punto lì. Siamo sulla sabbia. Probabilmente su un terreno rigido e liscio rischieremo di scivolare. Sulla sabbia ci piantiamo, ma rischiamo di non venire più su. Bene, esercizio, ripeto, molto semplice, molto banale, ma c'è tutto questo gioco di pesi e contrappesi dell'energia che mettiamo in moto noi, per cui siamo noi a doverla amministrare. È un esercizio, ripeto, banale, però uno che non ha scioltezza e dimestichezza rischia di fare poi cose anche brutte, tipo queste, che sono brutte a vedersi e non efficaci. Questo di cercare di ripartire ma tenere sempre per aver la paura a lasciarsi andare, che con le armi è fondamentale. Perché bisogna poi gestirle, non tenersele, ma gestirle. Ripeto un passaggio che avevo detto prima. L'utilità, direte voi, non ce queste arti erano svolte da uomini antichi, uomini che avevano delle capacità di resistenza a noi ormai ignote. E senza andare troppo lontano, basta anche verificare, ad esempio, nell'ultimo conflitto mondiale, le sofferenze dei soldati italiani in Russia, dell'Armir, l'armata, i russi. E beh, signori, questa era gente che veniva ancora a gran parte dalle campagne o da lavori molto pesanti, dove il fisico era completamente preso da queste fatiche. E abbiamo visto le sofferenze, ma anche le capacità di resistenza al clima, alla natura, alla guerra, a tutto un insieme di cose, che onestamente non credo oggi l'uomo moderno, soprattutto occidentale, sia in grado di fare. Questo è quanto. Diciamo che la nostra è solo una ricerca filologica, non del costume, non dell'orpello dell'arma o dell'armatura o dell'armamento difensivo, ma proprio della tecnica fisica, della preparazione, dell'impostazione del corpo, della postura, della respirazione, della capacità di respirare in modi diversi e soprattutto dell'aspetto anche psichico all'interno di una situazione dove lavora il fisico in una maniera diversa da quella che offrirebbe oggi il mondo contemporaneo. Bene, direi che con gli altri possiamo fermarci qui. Anche se volendo potremmo andare quasi all'infinito finché non facciamo un movimento sbagliato che ci distrugge l'azione. Nel prossimo video o in un prossimo video vedremo sicuramente l'esercizio del palo. Poi ci sarebbero altri esercizi tipo la corsa spartana, l'oplito-dromoi, che però per questioni di spazio ridotto di sabbia sarebbe da fare più in una spiaggia, perché una corsa fatta in sulla sabbia, ma armati, cioè col peso delle armi, come fosse una corsa verso la battaglia, verso l'azione. Bene, direi che ci possiamo lasciare qui per questo momento e come al solito e come sempre, non ti fidare di me, se il cuore ti manca.